basato con un fattore storico, basato nella storia di Bianca Capello. Da lì abbiamo sviluppato per trame, per la linea Atelier, sempre con un filo conduttore, che è del rito. Portare il valore femminile che possiamo usufruire senza nessun tipo di problema nella infanzia e dopo diventa quasi che un tabù, e questa è la filosofia. È una linea basata nell'emozione femminile, e esattamente in questo ritornare ai valori da quando eravamo bambine, del pizzo, dei fiocchi, delle perle, e assumere questo anche in un'età più grande di maturità come un valore che fa parte della nostra vita. Le emozioni della gioventù, della nostalgia come la propria linea, prendere i valori culturali che sono parte della nostra radice, la innocenza per esempio è anche valore della nostra gioventù, della nostra infanzia, l'attacco della mamma, l'odore della mamma, l'odore dell'infanzia, l'odore delle bambole, la nostalgia come il valore culturale di chi facciamo parte, tanto anche della maturità, che sarebbe il momento dove siamo più un nucleo familiare, ma ancora abbiamo la nostra fantasia e i nostri sogni da passare agli altri o da esprimersi. Il profumo trama è un profumo di una personalità molto forte, è un profumo, se lo vede, è un profumo che c'è un profilo forte, molto determinato, ma che si sviluppa in una femminilità, in una fragilità molto grande. È esattamente quando ho chiesto Givaudan per sviluppare questo profumo, e loro mi hanno presentato 7 profumi diversi, ho scelto immediatamente questo, e lei dopo mi ha rivelato, Bruna, che fa parte di Givaudan, mi ha rivelato che era l'unico profumo che è stato fatto da una donna e lei era incinta. Questo mi ha dato più valore a questa scelta istintiva, emozionale che ho avuto, perché tutte noi come donna sappiamo che quando siamo in stato di gravidanza è un momento di grande fragilità e di grande istinto olfattivo anche, e io trovo che questo profumo disegna il profilo dell'azienda, no? La fragilità e la femminilità di una donna non significa che lei non è capace o che non si può gestire come donna. Abbiamo tutti e due i lati e siamo persone di personalità, persone che abbiamo l'atteggiamento, siamo anche forse, ma anche senza lasciare di esistere la femminilità che fa parte della nostra natura. I 3 oli che stiamo lanciando, che sono fragranza per il corpo, sono forma di profumazione. Nella verità ho disegnato questo puzzle, che è il puzzle della vita. E le 3 fasi distinte della vita di una donna: la fase dell'infanzia, la fase della nostalgia, dove stiamo crescendo, abbiamo trovato il nostro amore, abbiamo trovato la nostra professionalità, che cammino a seguire, e l'incanto, dove esiste già una stabilità emozionale, siamo più il centro di un nucleo di famiglia, siamo la mamma, non siamo più le figlie, ma ancora mantenendo il valore delle altre fasi. È stato intuitamamente per questo fatto il package come un puzzle che si divide in 3, come le 3 fasi delle donne. Questo non è il fine, è anche un reinizio, è la fase dove continuiamo a cercare il nostro sogno personale, continuiamo a cacciare la nostra propria identità, e abbiamo lo stesso sogno, lo stesso incanto, la stessa fantasia di che tutte le altre 2 fasi.